Ciao a tutti, sono Daniela. Ho fatto una testimonianza per il Duca non molti mesi fa, però ne faccio un'altra perché vorrei farvi sapere un po' cose nuove. Cioè, io ho iniziato a studiare proprio a fondo le lezioni dei suoi due corsi avanzati di scrittura e di sceneggiatura. E quindi adesso posso dirvi alcune cose in più che quando ho comprato il corso, quindi a novembre, non vi potevo dire. Allora, in special modo ci sono delle lezioni sul risveglio dello scrittore sulle passioni. Quindi il Duca ci invita ad andare al cuore di quello che ci piace davvero, cioè scoprire quello che vogliamo nella vita. Quindi sono delle lezioni e mi hanno colpito moltissimo, tanto importanti, perché ognuno di noi capisce di essere al centro di una storia, cioè noi stiamo vivendo la vita, ma possiamo dire che stiamo vivendo una storia, la nostra, che poi potremo applicare, diciamo, questo tipo di discorso e di modello anche alle storie con i nostri personaggi. Allora, nel risveglio delle passioni, quando noi scopriamo quello che, nel risveglio dello scrittore, quando noi scopriamo la passione che abbiamo, allora a quel punto ci viene un'energia, una forza per continuare a sapere, a mettere in pratica i principi, a continuare a sentire, proprio a sentire le emozioni, a sentire queste passioni fluirci dentro. E in particolar modo queste lezioni mi sono state molto molto utili durante il corso di sceneggiatura. Io ho scoperto la mia passione è proprio la costruzione delle storie, quindi la sceneggiatura. Il Duca ha fatto delle lezioni veramente belle, cioè si rifà alle neuroscienze, ai principi della psicologia, anche sociale. E quindi ci ha dato anche indicazioni di leggere libri molto molto interessanti, come quello della Kournikova, di Robert Cialdini, di Tali Sharot, insomma tanti titoli che lui dà. Ecco, se si seguono esattamente le sue indicazioni durante lo svolgimento del corso, io ho assistito a una specie di miracolo, cioè nel senso che io non ho scritto per 4 mesi buoni, quindi da che ho iniziato a studiare i corsi di scrittura e sceneggiatura del Duca, avanzati naturalmente, io non ho scritto come lui ha consigliato, cioè lui consiglia di non scrivere per i primi mesi, ma di farci entrare questi principi, queste lezioni, sue lezioni che devono proprio entrare a far parte di noi, del nostro essere. Io vi dico una cosa, che è successo questo miracolo, cioè io verso Pasqua, in occasione di un live editing live del Duca, e una lezione sulla posta in gioco e sulla falsa posta in gioco del corso avanzato di sceneggiatura, io mi sono sbloccata e ho cominciato a scrivere. Tant'è che ho già mandato un LEL al Duca, il quale insomma, mi ha detto cose positive e mi ha incentivato a scrivere un brano per le live private e adesso a breve glielo manderò. Quindi per me è successo un miracolo, il fatto che io possa scrivere e trovare piacere nella scrittura. Perché con questo discorso sulle passioni lui ha fatto in modo che io capissi esattamente quello che voglio dalla scrittura. E dicevo, il corso di sceneggiatura mi è sembrata una cosa formidabile. Perché? Perché il Duca dice, c'è una lezione in particolare in cui si parla della nostra storia. Noi siamo al centro di una storia. Noi potremmo essere in qualunque parte dell'arco di trasformazione. E premetto, l'arco di trasformazione è spiegato benissimo, cioè ci sono delle lezioni spettacolari sui bisogni della piramide di Maslow, appunto sull'empatia, sulla posta in gioco, che sono davvero, diciamo, come dire, servono anche al di là della scrittura e della sceneggiatura, perché ci servono nella vita, perché migliorano anche la qualità della nostra vita, perché non ce ne rendiamo conto, ma ci comportiamo in modo da far sì che questa nostra vita scorra meglio anche per noi stessi. Allora, noi siamo nel midpoint, magari, e il midpoint, lui ha spiegato il midpoint nel corso avanzato di sceneggiatura in un modo esemplare. Cioè, io ho la lezione sul midpoint e sull'arco di trasformazione, che è la mia preferita proprio. Perché lui dice di non fermarsi alle prime soluzioni, alle prime cose che noi vediamo in superficie. No, noi dobbiamo scandagliare dentro di noi, dentro la
storia. Il midpoint, per esempio, è un momento in cui il personaggio o noi stessi, diciamo, capiamo quello che magari vogliamo, capiamo di essere imperfetti, però c'è ancora una piccola sfumatura, ed è lì, lui la spiega benissimo, che non ci permette ancora di vincere nella nostra storia. Quindi in pratica le vecchie domande che si sono fatte da tanti anni, fin dall'antichità, i filosofi, col corso del Duca, diciamo, vengono a galla, e viene a galla proprio la grande domanda dell'essere umano, secondo me, che è quella: chi siamo e chi vogliamo diventare. Cioè, e questo io ho trovato veramente uniche queste lezioni del Duca, perché hanno questo approccio anche alle neuroscienze e alla psicologia. E poi vorrei dire anche questa cosa, che il Duca nel corso di questi mesi è stato non generoso di più, perché ci ha sbloccato tante lezioni, ci ha fatto vedere analisi di film, il film Klaus, il film Il Padrino, le ha sviscerate proprio le storie, da farci capire per bene che cosa vuol dire essere un personaggio in una storia. E io, dato che sono anche molto appassionata di cinema, adesso ogni volta che vado a vedere un film trovo molto piacere, perché adesso un po' meglio, non dico che ancora sono perfetta, nessuno raggiunge mai la perfezione, però riesco a capire e a vedere quali sono le varie fasi dell'arco di trasformazione del personaggio, a vedere come sono costruiti i film, e quindi mi dà un piacere, cioè, migliore, diciamo, ecco, perché l'importante con tutte queste lezioni tra risveglio dello scrittore, passioni e corso avanzati di scrittura, ma in primis a me ha colpito tanto quello di sceneggiatura, capiamo, diciamo, che bisogna non bisogna vivere la vita in maniera passiva, ma dobbiamo prenderla in mano, essere personaggi attivi e creare di conseguenza anche storie con personaggi che si muovono, e si muovono soprattutto dal loro interno, non solo sulla superficie. Grazie Duca ancora una volta, spero di non aver fatto troppa confusione in queste mie parole, ma è quello che mi è sgorgato dal cuore. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, arrivederci.